E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Lasciate stare il mio abbigliamento del cazzo, ma sono qui per un brevissimo video prima di lasciarvi alle immagini vere per dirvi che praticamente farò questa serie, per quanto riesco, riguardando un po' tutti i boss del raid nuovo, in questo caso della modalità normale. Però la particolarità è che non sarò un DPS, ma sarò appunto il tank della situazione, quindi per quanto mi è possibile, visto che su internet ci sono esclusivamente video in inglese, spiegazioni in inglese, per quanto possibile cercherò di portarvi video in italiano. Non sono un GM, non sono un esperto, ma cercherò di rendere la cosa il più professionale possibile. I video saranno senza cam, perché è importante che vi concentriate sulle spelle e sull'interfaccia in generale, piuttosto che guardare sta faccia qui. Quindi non vi rubo altro tempo, ci vediamo con la spiegazione. Allora ragazzi, eccoci qua, il primo boss di Uldir è Talok, questo mega robottone rompicazzo duro a morire. Nella prima parte dovrete stare attenti a un debuff che verrà applicato ai DPS o ai healer, che dopo pochi secondi vi farà depositare una sorta di pozza rossa sotto il vostro culo, causando danni costanti a tutti gli alleati che ci saranno sopra. Quindi è molto importante che ci sia una zona della mappa dedicata a lasciare queste pozze a terra. Adesso non so se riesco a farlo vedere nel video, ma comunque noi abbiamo piazzato una croce rossa con un LED rosso e lì dovevamo cagare le nostre pozzette. E invece dall'altro lato c'era un teschio a terra, era dove invece tenevamo il boss fermo. Quindi fondamentale per i ranged, invece di cagare le vostre pozze a destra e a sinistra facendo whippare i raid, lasciatele tutte in un punto. Quando il boss andrà a raggiungere il 100% della sua energia, andrà a castare una spell. Se non sbaglio si chiama la mazza ferrata sanguinante in italiano, una cosa del genere, che andrà a causare tantissimi danni al tank e a chiunque sia nelle vicinanze. Perché è una spell a cast che praticamente è una charge. Però questa spell è fondamentale per andare a ripulire praticamente tutte le pozze che sono state lasciate a terra dai vari personaggi. Quindi da tank io ho visto che è veramente fondamentale tenersi GD per questa fase, perché sennò vi sciotta. E anche al tempo stesso fondamentale che l'area venga ripulita, perché sennò vi ritroverete dopo 5 minuti con tre quarti della piattaforma praticamente inoltrata di queste pozze rosse. Mentre per quanto riguarda gli healer DPS in questa fase, potete anche tranquillamente stare il più lontano possibile dal boss quando charge, così da prendere poco danno. Poi a un certo punto Talok andrà a riprendere il suo martello e durante il tragitto, se troverà player durante la sua strada, li andrà a rimbalzare via causandogli danni, quindi levatevi dalle palle quando ve lo trovate davanti, perché sennò vi sciotta. Al 35% di HP inizia la fase 2 e la piattaforma inizierà a scendere verso il basso e il boss inizierà a prendere il 99% di danni in meno, quindi lasciatelo stare. Però al tempo stesso spawneranno degli AD. Questi stronzi ci avranno tantissima vita e inizieranno a rilasciare delle pozze simili a quelle della prima fase. Ogni, tipo 2-3 secondi rilasciano una pozza sotto di loro. Nel video noi non siamo stati molto ordinati e siamo arrivati alla fine un po' a culo, però vabbè. La teoria è che il tank deve tankarsi queste cagatine erranti e spostarle piano piano ogni 2-3 secondi, così che rilasciano la loro pozza con un certo ordine e i DPS ovviamente devono sbrigarsi a farle fuori, perché sennò vi ritrovate uguale come prima, tutta la piattaforma inondata di queste cagatine rosse a terra che fanno veramente veramente male, causando wipe. Inoltre ci sono anche delle melmine che vanno in giro e questo è compito dei ranged, cioè ammazzarle nel minor tempo possibile, perché queste hanno pochissima vita, mi sembra 50k. Però siccome nel 99% dei casi sono inondate da quella melmina rossa a terra, i DPS melee non riescono a arrivarci, quindi è compito dei ranged farle esplodere prima che tocchino qualsiasi membro del team, perché esplodono e fanno veramente male anche queste. E niente, dovrete continuare questo processo fino a che la piattaforma non raggiungerà il suolo. Una volta arrivati praticamente verrete spappolati al muro, vi lancia via, però non prenderete nessun tipo di danni per fortuna, e il processo ricomincia praticamente come all'inizio. Quindi occhio alle pozze per terra, occhio se vi arriva il debuff, levatevi dalle palle, magari il raid leader deve rimettere i segnali a terra. L'unica differenza è che verranno comunque spawnate continuamente delle melmine, quelle che esplodono, come era sulla piattaforma, e quindi i DPS devono assolutamente ammazzarle. Io nel video qua qualcuna me l'ho presa in faccia, però fortunatamente è normal e quindi i danni più o meno si tengono, ma in Heroic già è molto molto diverso. E quindi ovviamente c'è sempre il solito discorso del martello che lo lancia, arriva al 100%, lo deve riprendere, pulisci l'area e il processo si ripete.
A vantaggio ovviamente di tutto il raid sarà la stanza molto più grande, al contrario invece della prima fase che era molto più piccola. Ma comunque, come potete vedere qua, noi abbiamo fatto molta molta fatica, perché era un raid, penso il 99% delle persone non conoscevano le tattiche, quindi non sapevo come muoversi, prendevano danno, il DPS era parecchio basso. Io ho rischiato anche di crepare in certi punti, i randaggi sono anche arrivato alla fine. Infatti l'ho buttato giù per miracolo, ma questo era tipo il secondo terzo try, e appunto stavo con gente che non conosceva per un cazzo il boss. Se lo dovessi rifare adesso, cioè, so la tecnica perfetta, quindi perlomeno io giocherei sicuramente bene, dai, diciamo bene. Ragazzi, sono ritornato con il mio meraviglioso outfit a fine video, io spero che vi sia piaciuto, sono stato più o meno il più preciso possibile per quanto mi possa riescere questa cosa, perché ovviamente un po' di lato di stupidità ci deve essere. Cercherò piano piano di fare tutti i boss fino all'ultimo, se riesco a buttarli giù, perché sto avendo problemi, sono arrivato al quarto boss, non mi ricordo bene, comunque terzo o quarto boss. Quindi per adesso fino a lì sono più o meno a posto, per i prossimi vedremo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, tantissimi mi piace, mi raccomando, così vedo che vi è piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo, ciao a tutti ragazzi.